Posso anticipare che per Steele, scelta sotto la cupola, è una manifestazione ormai strategica che speriamo possa continuare nei prossimi anni e che già quest'anno speriamo almeno di ripetere il successo dello scorso anno. Come sapete, il programma di quest'anno è abbastanza ricco, prevede, qui Sara, aiutami anche tu, ma tre seminari online prima della manifestazione che durerà 3 giorni, 18, 19 e 20 aprile, lì al Broletto a Novara. Quindi, che dire, siamo contenti, speriamo che le cose vadano come lo scorso anno. Lascio a te, Sara, la presentazione del nostro ospite di oggi, che oltre ad essere, mi permetto di dire, una ricercatrice molto brillante, anche un'amica di school nostra, insomma, quindi ci fa particolarmente piacere averla ospite. Grazie. Sì, allora, sì, ricordo che stiamo registrando questo seminario, quindi anche per chi eventualmente poi ha avuto difficoltà può anche riascoltarlo, insomma. Allora, do il benvenuto a Daniela Guglietta. Allora, come avete forse potuto vedere, soprattutto lo dico, mi riferisco ai docenti, i titoli di questi seminari online sono entrambi riferiti all'ambiente, no? Alle problematiche ambientali, perché come associazione culturale, come diciamo festival, organizzazione del festival, ci tenevamo a in qualche modo sottolineare l'importanza in questo particolare momento, no? Proprio della vita dell'uomo, l'importanza della tutela dell'ambiente. Non siamo gli unici a dirlo, ovviamente. E ecco, allora abbiamo invitato Daniela Guglietta, che è una ricercatrice. Ed è laureata in scienze naturali, ha poi avuto un dottorato in valutazione e gestione delle risorse agroforestali e si occupa proprio di sostenibilità ambientale, di tutela dell'ambiente, di rischi, di quali sono i rischi ambientali e in particolare oggi ci presenterà anche come rendere risorsa per il nostro, per l'ambiente, come rendere risorsa agli scarti. Siamo arrivati in un momento della nostra evoluzione in cui non dobbiamo utilizzare solo le risorse che ci vengono naturali, ma dobbiamo utilizzare come risorse, considerare risorse anche gli scarti che noi stessi produciamo, no? Dalle nostre attività, dalle attività dell'uomo. Quindi non prendo altro tempo. Dopo, alla fine di questo seminario, che spero che i ragazzi possano seguire. Nonostante le difficoltà tecniche, ci sarà anche un momento di interazione. Daniela solleciterà anche i ragazzi con qualche quiz, quindi vediamo se c'è la possibilità anche di interagire con qualche domanda o rispondendo magari a qualche quiz. Quindi do la parola a Daniela Guglietta e buon seminario. Grazie Sara, grazie Davide e grazie soprattutto a voi che siete oggi presenti e che ascolterete il racconto di questa mia esperienza. Quindi, come vi diceva Sara, è diciamo d'obbligo fare questa premessa proprio per farvi capire che in realtà la mia formazione e poi le mie attività di ricerca, prima di imbattermi in questa avventura del mondo del waste minerario, era rivolto soprattutto a studi riguardanti la vegetazione, cambiamenti di uso e copertura del suolo, all'impatto antropico sul territorio e quindi ai cambiamenti che poi ne derivano. Quindi ovviamente vi starete. Ah, e poi per le mie attività di ricerca, quindi per questo studio della vegetazione, di questi cambiamenti di uso e copertura del suolo e rischio incendio, io utilizzo come diciamo, tecnica il telerilevamento o remote sensing, che consiste quindi nell'elaborazione di immagini provenienti da sensori montati su satelliti che ruotano attorno alla Terra e acquisiscono quindi le informazioni. E quindi vi starete chiedendo come poi sei finita ad occuparti di economia circolare, in particolar modo del waste minerario.
Allora, diciamo che il mio istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche è il LIGAG, ovvero l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria. E quindi la maggior parte dei miei colleghi sono geologi oppure ingegneri ambientali. E nel 2014, banalmente, prendendo una mattina il caffè insieme al collega Girolamo Belardi, ingegnere minerario, e dai capelli bianchi vedete, insomma, che aveva molti anni di esperienza nell'ambito quindi delle attività minerarie, e in particolare della caratterizzazione del materiale estratto dalle miniere. Prendiamo questo caffè insieme, lui mi inizia a chiedere: ma tu di che cosa ti occupi? Io a mia volta gli chiedo: ma tu di che cosa ti occupi? E a un certo punto lui mi fa questa domanda: ma io e te possiamo fare qualcosa insieme? Ovviamente questa domanda mi lascia molto, diciamo, spiazzata e, per così dire, perplessa, perché comunque dico, ma sono due ambiti completamente diversi, se vogliamo anche in contrapposizione. Quindi la mia risposta è stata: guarda, non ne ho la più pallida idea, inizio a prendere informazioni e poi ne riparliamo. Per un ricercatore, la cosa più semplice quando vuole approfondire un argomento, vuole, avere informazioni di chi già si sta occupando di quell'argomento, che cosa già, si sta, svolgendo a livello di attività su quella tematica, la cosa più semplice è quella di, andarsi a leggere, quindi ricercare degli articoli scientifici su quella tematica. Ma allo stesso tempo, dato che io provenivo proprio da un mondo completamente diverso da quello che era la miniera, quindi ero carente anche di un vocabolario, di vocaboli, terminologie riguardanti le miniere. Quindi banalmente si parlava di coltivazione di miniere, quando per me la coltivazione era semplicemente la coltivazione a seminativi, a frutteti e così via. Quindi è stata anche una scoperta dal punto di vista non solo scientifico, ma anche proprio di terminologie, quindi anche il diverso utilizzo di termini in settori diversi che comunque avevano dei nomi in comune. Allo stesso tempo inizio anche a capire che cosa si stava facendo su questa tematica, quindi dell'estrazione mineraria in generale, dell'attività mineraria, non solo in Europa ma anche nel mondo. E l'attenzione, ciò che mi colpisce di più è che in realtà molto spazio era legato soprattutto ad un approccio di tipo di gestione ambientale, di problema che l'attività mineraria causava sia per l'ambiente che anche per la salute umana, e in particolar modo come il waste era considerato, diciamo, il demonio, quindi qualcosa che andava tenuto sotto controllo, però c'era già un movimento, un piccolo movimento che si stava occupando invece di quello che loro chiamavano come cambiamento di paradigma, ovvero quello di considerare il waste non più come un problema, ma il waste come una potenziale risorsa. E questo perché, come potete notare dalla mappa, dalla carta che vi ho messo in basso a destra, le materie prime che sono fondamentali per le nostre industrie, ma anche per i nostri fabbisogni quotidiani, non sono distribuite uniformemente sulla superficie terrestre, ma ci sono alcuni paesi che sono più ricchi, altri invece che hanno alcune materie prime e altri che non ne hanno praticamente nessuna. E quindi tutto ciò determina ovviamente anche dei problemi di approvvigionamento di queste materie prime, che sono quindi legati anche a quelli che vengono definiti come problemi di natura geopolitica, anche di stabilità proprio di politica di alcuni paesi. E poi adesso con il Covid e con la guerra è sotto l'attenzione di tutti proprio questa tipologia di problema.
quindi che cosa iniziamo a fare? Decidiamo di mettere insieme quelle che erano le competenze di Girolamo dal punto di vista di caratterizzazione chimico-fisica e mineralogica del waste minerario, perché lui era responsabile di diversi laboratori con strumentazioni all'avanguardia proprio dedicate alla caratterizzazione dei materiali. Per quanto riguardava invece le mie competenze, le mie attività, io mettevo a disposizione quello che era l'individuazione, la classificazione e la mappatura del waste minerario attraverso il telerilevamento. Però subito si pone un problema perché dovevamo in qualche modo trovare un punto di collegamento tra i dati forniti da Girolamo a livello di analisi laboratoriali per poi metterle in connessione con quelle che erano le laboratorie delle immagini da satellite. E questo perché il satellite, l'acquisizione quindi delle informazioni da satellite, passa attraverso la registrazione dell'energia riflessa dalle superfici presenti sulla superficie terrestre. E questo perché ogni materiale presente sulla superficie terrestre, quindi pensiamo all'acqua, alla vegetazione, al suolo, riflettono questa energia solare in maniera diversa e questa, diciamo, riflessione diversa di questi materiali dell'energia del sole si chiama firma spettrale. Quindi mancava, diciamo, questo anello di congiunzione che era rappresentato proprio dalla firma spettrale. Banalmente possiamo dire che la firma spettrale è come la nostra impronta digitale. Ognuno di noi ha la sua impronta digitale che è diversa da quella del compagno di classe, dal proprio genitore e così via. E allo stesso modo anche il sole, anche, scusate, la vegetazione, il suolo, l'acqua hanno quindi una firma spettrale che ovviamente è distintiva e contraddistingue quel materiale da un altro. E anche qui viene in soccorso un'altra collega che conosco perché io tutte le mattine per venire al lavoro, io abito a Roma e invece la mia sede di lavoro si trova in un paese che si chiama Montelibretti, dove c'è l'area della ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E quindi tutte le mattine io viaggio con questa collega e sul treno, che ormai noi chiamiamo la nostra sala briefing, ci scambiamo un po' di idee, un po' di chiacchiere su tu di che cosa ti stai occupando adesso, che cosa vorresti fare e così via. Come potete leggere, Rosa Maria è sì una geologa, ma fa parte dell'Istituto di Studi Polare. Quindi, come vedete dalla foto alle sue spalle, lei è un'esperta di neve, di ghiacciai. Quindi anche lei non ha niente a che vedere col mondo dell'economia circolare, ma lei ha lo strumento che si chiama spettroradiometro iperspettrale, che è quello che permette di acquisire la firma spettrale in laboratorio dei diversi materiali. Quindi lei mi dice: guarda, io sono sì geologa, però mi occupo di neve, però ho lo strumento, quindi sono incuriosita da questa vostra idea. Se volete, vi metto a disposizione questo strumento e possiamo iniziare a collaborare. E quindi si presenta un altro problema, ovvero di trovare un'area di studio. E anche qui viene in soccorso un'altra collega, lei addirittura biologa di un altro istituto del CNR, sempre presente all'interno dell'area della ricerca, Serena Carloni, perché in quel periodo io con lei stavo svolgendo un'attività di ricerca che riguardava l'interazione tra la vegetazione e l'inquinamento nel centro di Roma. Quindi noi giravamo per Roma e nello spostarci da un punto di campionamento all'altro si parlava appunto di tu che cosa fai, che cosa ti occupi, e quindi gli ho raccontato di questa idea e lei mi disse: guarda, io faccio parte di questo progetto finanziato dall'Europa tra Italia e India, che permette lo scambio di ricercatori su quello che è la tematica dell'acqua e del suolo
per controllare sia la qualità ma anche l'inquinamento dell'acqua e del suolo. Quindi se vuoi puoi sottomettere la vostra proposta e poi noi vi mettiamo in contatto con dei ricercatori indiani e sicuramente loro vi troveranno un'area di studio. E quindi a fine del 2016 sottomettiamo quella che appunto era nata come due chiacchiere davanti a un caffè e in treno, quindi un'idea un po' magari anche da ricercatori sognatori. E invece in quel momento capiamo che quello che per noi era appunto un'idea si era trasformata in un vero e proprio progetto. E così nel novembre del 2017, insieme ad altri due colleghi del mio istituto, parto per Nuova Delhi per partecipare al workshop iniziale durante il quale avrei conosciuto i ricercatori indiani che mi avrebbero quindi aiutato nella ricerca dell'area di studio dove poter effettivamente concretizzare questa idea. E così loro mi suggeriscono di andare nella miniera di Jodhpur West, che è una miniera di ferro e manganese presente nella regione dell'Odisha, che si trova tutto verso i confini con il Bangladesh. Considerate che l'India non era mai stata nei miei programmi né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista, diciamo, di viaggio turistico. Quindi per me è stato veramente entrare in una nuova dimensione, non solo dal punto di vista lavorativo, perché io non ero mai stata in una miniera, e sì anche dal punto di vista proprio culturale, ma anche di paesaggi che erano completamente diversi da quelli ai quali ero abituata. E, come potete vedere da queste due mappe in alto a destra, la miniera è veramente molto grande perché all'interno della miniera ci sono dei siti che vengono coltivati e quindi dove c'è l'attività di estrazione, e allo stesso tempo ci sono però dei siti dove ormai non hanno smesso l'attività di estrazione e dove vengono accumulati questi waste, come potete vedere ad esempio nella foto in basso a sinistra, dove questi accumuli di waste, che quindi sono stati formati nel corso degli anni, avevano delle dimensioni veramente di delle vere e proprie colline, e che era possibile addirittura camminarci all'interno, e per spostarci da un punto di campionamento all'altro era necessario utilizzare dei fuoristrada. E durante quindi questi due anni siamo riusciti a raccogliere all'incirca 136 campioni che abbiamo trasportato fino ai nostri laboratori qui nell'area della ricerca di Monte Libretti come bagaglio da stiva all'interno dell'aereo, con diciamo, gli addetti ai controlli dell'aeroporto, che ovviamente vedevano all'interno della valigia tutti questi sacchetti, quindi ci fermavano per chiedere informazioni, per capire se fosse qualcosa di pericoloso o di, insomma, non trasportabile, diciamo così. Però fortunatamente non abbiamo mai avuto problemi nel trasportare questo materiale. E quindi a fine del 2017 iniziamo con quello che era l'analisi di caratterizzazione, l'acquisizione della firma spettrale e poi l'elaborazione delle immagini satellitari. E quindi avevamo visto che era possibile intanto dire che all'interno di questi waste il contenuto di alcune materie prime, come ad esempio il ferro, il manganese, l'alluminio, erano comunque presenti in una percentuale che non era minima, anzi questi waste erano ricchi di materie prime. E oltretutto riuscivamo anche a distinguerli per diverse tipologie. Quindi c'era il waste che loro accumulavano
lungo proprio le strade della miniera come proprio una sorta di barriera per delimitare la strada. Altri invece venivano così abbandonati all'interno dei siti non più estratti, dove non c'era più l'attività estrattiva, altri invece perché non avevano quel contenuto percentuale di materia prima che interessava all'industria per il suo processo, veniva accumulato ma senza una gestione vera e propria, nel senso che noi infatti quando eravamo all'interno di queste di questa miniera vedevamo passare avanti e indietro camion pieni di questo materiale che veniva a volte depositato in una zona, poi vedevamo che lo ricaricavano sul camion, trasportato in un'altra zona perché lì quell'area serviva per iniziare delle nuove attività di coltivazione. Quindi abbiamo anche capito che lì non c'era neanche un vero e proprio piano di gestione di questo materiale che veniva considerato scarto e che addirittura loro con un po' un sorrisetto sulle labbra, quando noi timidamente chiedevamo ma possiamo prendere anche quest'altro campione, loro ci guardavano per dire guardate, per noi questa è immondizia, potete farci quello che volete. E quindi dal primo campionamento e dai primi risultati questi ci hanno confermato che comunque l'idea progettuale che avevamo impostato di approccio multidisciplinare funzionava, però dovevamo validare questi primi risultati e quindi ritorniamo nuovamente in miniera e con la prima classificazione che abbiamo ottenuto per i primi campioni del 2017 andiamo in miniera per prendere quei siti che erano stati individuati dalla classificazione e mappatura dell'immagine satellitare, riportati nuovamente nei nostri laboratori, di nuovo classificati e analizzati, e questi confermavano che effettivamente l'accuratezza della classificazione da satellite era maggiore del 90%. Quindi un risultato che da una parte ci diceva ok, la vostra idea progettuale funziona, e dall'altra però erano dei risultati incoraggianti perché poi, come spesso accade a noi ricercatori, l'appetito viene mangiando e quindi iniziamo ad avere anche altre idee, però ovviamente abbiamo bisogno di confrontarci anche con chi si occupa di questa stessa tematica per avere uno scambio, una condivisione, perché ovviamente il nostro punto di vista andava in una direzione, però questo ciò non toglie che c'erano invece altri ricercatori che avevano altre idee e stavano studiando sempre lo stesso argomento, ma da un altro punto di vista. E così tra il 2019 e il 2020 riusciamo a far parte di un altro progetto sempre finanziato dall'Europa, che è il COST Minea, il quale l'obiettivo principale di questo progetto era quello di mettere insieme tutti i ricercatori che si occupavano di una stessa tematica. Questo progetto veniva suddiviso in gruppi di lavoro diversi che trattavano tutti la tematica delle miniere, però ognuno con un topic specifico, e nel nostro caso noi siamo riusciti ad entrare a far parte di quelli che erano gli esperti del residuo minerario, e qui comprendo anche, proprio come vi dicevo all'inizio, l'importanza della terminologia, perché se il materiale viene considerato waste, quindi rifiuto, anche dal punto di vista del trattamento, dello smaltimento, ha tutto un iter legislativo e burocratico. Se invece quel materiale viene chiamato residuo, allora l'iter burocratico e legislativo segue un'altra strada e c'è la possibilità di poterlo riutilizzare. Dopodiché, in piena pandemia, riceviamo invece una bella sorpresa perché risultiamo vincitori di un altro progetto, sempre finanziato dall'Europa,
che si rivolge particolarmente all'ambiente ed è il progetto LIFE. Questo perché, come vi dicevo, si erano diciamo, attivate altre idee, altri tasselli da aggiungere a quello che era stata, a quella che era stata l'idea iniziale, ovvero una volta che tu hai caratterizzato, individuato, classificato, mappato questi waste, però poi come potresti utilizzarli. E quindi questo progetto, che si riferiva in particolar modo questa volta al materiale di scarto delle cave, ha proprio come obiettivo quello di utilizzare lo scarto di queste dell'estrazione di queste cave in un sito che si trova in Sardegna, che viene proprio chiamato il distretto estrattivo Budusò alla Besardi, perché qui è presente un granito molto particolare che, come potete osservare anche da queste foto, ha un colore molto bianco, perché il minerale presente all'interno si chiama albite, e questo minerale è molto ambito dall'industria ornamentale. Viene considerato proprio un materiale di pregio. Però in queste miniere, per ottenere quindi queste lastre di questo colore molto bianco, tanto materiale viene estratto che va all'industria ornamentale per realizzare pavimentazioni oppure i top delle cucine, ma altrettanto materiale viene invece considerato scarto perché non ha quel colore così bianco. E qui vi metto lateralmente proprio degli esempi di quello che viene considerato materiale di scarto. Ma dalla caratterizzazione di questo materiale, in realtà questi scarti sono ricchi di un minerale che si chiama feldspato, che è un minerale che viene ricercato dall'industria della ceramica per realizzare sanitari da bagno oppure ceramica di decorazione, ma anche ceramica che utilizziamo tutti i giorni per mangiare. E quindi l'idea di questo progetto, che quindi vado ad aggiungere un altro tassello, è proprio quello di realizzare un processo, che quindi un impianto pilota con un processo che possa estrarre questo materiale perché venga poi utilizzato dall'industria della ceramica. E a causa appunto del Covid il progetto ha avuto dei ritardi, ma adesso invece ha avuto un'accelerazione, perché fortunatamente alcuni problemi sono stati risolti. E come vi dicevo all'inizio, la mia formazione è ovviamente legata alla vegetazione, e quindi un altro tassello che un po' mi frullava nella testa mi diceva: ma è possibile che non posso aggiungere a questa mia attività nuova di ricerca anche qualcosa che sia legata alla vegetazione? E sempre durante il Covid conosco una ricercatrice argentina. Lei invece si occupa di phytoremediation, come dice il termine stesso. Lei quindi si occupa di risanare i siti inquinati attraverso l'utilizzo delle piante. E durante il Covid lei mi chiede di partecipare a un bando finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiana e Argentina, e anche qui sottomettiamo questa idea, dove aggiungiamo alla parte di caratterizzazione di mappatura questa sua tecnica di phytoremediation, però questa volta con l'obiettivo di utilizzare questa tecnica per estrarre materie prime che le piante inserite su questi siti da bonificare assorbono con le radici. E anche in questo caso ci accorgiamo che le piante sono in grado di assorbire sia a livello di radici, di fusto e di foglie queste materie prime presenti all'interno di questi siti da bonificare, quindi di questi waste. E a ottobre del 2022 sono andata in Argentina, nella miniera di Serra Pintada, che si trova nella regione di Mendoza ai confini con il Cile, per raccogliere dei campioni, e qui ci siamo resi conto tutti quanti che in realtà questa miniera, che era stata
coltivata fino al 1995, ormai non più coltivata quindi da anni, la vegetazione presente sul territorio stava ricolonizzando quei territori e quindi abbiamo deciso in questo caso di utilizzare queste stesse piante che già crescevano su questi waste, piuttosto che utilizzare delle piante che la ricercatrice normalmente utilizzava per i suoi esperimenti e che erano piante di girasole. Ovviamente gli esperimenti, le analisi sono ancora alle battute iniziali, però come vi dicevo ci siamo resi conto dalle analisi preliminari che in realtà queste piante sono in grado di queste specie vegetali, perché sono piante diverse, ognuna è in grado di assorbire questi minerali presenti all'interno del waste in diverse parti del loro organismo, quindi chi alle radici, chi sul fusto e chi sulle foglie. E l'anno scorso, invece, sempre per aggiungere un altro tassello, perché poi ovviamente nuove idee nascono man mano che uno entra sempre di più all'interno della tematica, legge, scambia informazioni, condivide i propri risultati, che partecipiamo ad un altro quindi, progetto che è finanziato dal CNR italiano e dal CNR marocchino, dove questa volta l'idea è quella di aggiungere, oltre alle analisi classiche, anche per noi classiche, nel senso quelle che avevamo realizzato fino adesso, anche delle analisi un po' più di approfondimento, come ad esempio il SEM-EDS. E invece lato Marocco, l'idea era quella di aggiungere la parte di geofisica per capire se era possibile distinguere all'interno di questi accumuli di waste anche la presenza di strati di materiali diversi. E anche qui vi dico che l'anno scorso sono stata in Marocco per raccogliere i campioni e anche in questo caso le analisi che adesso confermeremo ritornando in Marocco a maggio di quest'anno, se vengono confermati dal secondo campionamento, quindi validati dal secondo campionamento, anche qui ci possiamo ritenere molto soddisfatti. E poi che cosa ci viene in mente? Abbiamo detto, proprio vi ricordate la mappa che vi ho fatto vedere all'inizio? In Italia ovviamente risultava tutta colorata di grigio, ovvero che non c'era una presenza di cosiddette materie prime di interesse per l'industria, quindi di interesse commerciale e di interesse strategico. Però noi ci siamo chiesti, ma possibile che in Sardegna, che era comunque una regione mineraria, non siano presenti dei materiali, anche perché l'attività mineraria si è interrotta un po' di anni fa, diciamo così, e magari molti di quelli che venivano considerati waste in realtà hanno al loro interno invece delle materie prime. Quindi contattiamo i nostri colleghi della sede CNR di Cagliari e insieme a loro decidiamo di informarci alla regione e all'agenzia che si occupa proprio della gestione dal punto di vista proprio di inquinamento del suolo, delle acque, quindi di gestione dal punto di vista ambientale e di pericolo per la salute dell'uomo, se hanno un sito dove poter andare a raccogliere campioni per poi poterli utilizzare e anche in questo caso ovviamente utilizzare delle tecniche che siano il più possibile sostenibile per la valorizzazione di questi residui. E come potete vedere alla vostra destra ho messo quelle che sono le materie prime di interesse strategico che da queste sempre prime analisi di caratterizzazione sono risultati essere presenti all'interno di questa miniera. A sinistra invece vedete questo grafico che viene realizzato all'incirca ogni 3-4 anni dalla comunità europea, dove in base al rischio di approvvigionamento di questa materia prima e in base all'importanza economica, stila
quella che è la lista delle materie più importanti per l'industria europea, ma anche proprio per il fabbisogno di ognuno di noi. Quindi, se mettete a confronto l'elenco a destra con l'immagine a sinistra, vedete che effettivamente ci sono delle materie prime presenti anche in Sardegna, che ovviamente adesso stiamo approfondendo la loro presenza, quindi anche dal punto di vista quantitativo e quindi in un futuro riutilizzo. Ovviamente aggiungendo sempre un altro tassello in più a questo nostro viaggio alla scoperta delle materie prime, siamo entrati in contatto con dei ricercatori dell'Accademia delle Scienze Slovacche, perché sempre quello che è il nostro obiettivo è quello di cercare di recuperare queste materie prime ovviamente nel modo più sostenibile possibile. E questi colleghi slovacchi utilizzano i batteri, ovviamente batteri non pericolosi, che sono in grado anche in questa volta di recuperare materie prime da questi scarti minerari. Qui siamo veramente all'inizio delle nostre indagini perché i campionamenti sono stati realizzati a novembre del 2022, quindi qui ancora non so darvi notizie su almeno i risultati preliminari perché ci stiamo lavorando. Allora, tornando al discorso delle materie prime, l'esempio più semplice, magari anche scontato, banale, che mi è venuto in mente per farvi capire quanto ognuno di noi, e quindi anche tutta la società, dipenda dalle materie prime, è quello di pensare al cellulare che utilizziamo quotidianamente, ogni momento, e farvi vedere proprio con gli occhi quante materie prime sono contenute all'interno di un cellulare. Ognuna di esse permette quindi una funzione, il touchscreen e così via. Quindi questo per dirvi che veramente le materie prime sono diventate fondamentali e che ormai sono quasi indispensabili, ma allo stesso tempo però queste non sono infinite e quindi dobbiamo iniziare in qualche modo a trovare dei modi anche alternativi, sostenibili, ognuno nel suo piccolo, per poterli quindi recuperare, riutilizzare e riciclare. E prima di lasciarvi e di iniziare insieme un po' un gioco per spronare un po' la vostra curiosità, volevo sfatare un mito secondo il quale la qualità principale del ricercatore sia rappresentata dall'intelligenza. Allora, preso atto che sicuramente il ricercatore è una persona intelligente, ma come lo è una qualsiasi altra persona, però diciamo che le qualità principali di un ricercatore sono anche altre e molte volte in determinate situazioni sono proprio queste altre qualità che diventano fondamentali per l'avvio di un progetto, nel trasformare un'idea in un qualcosa di concreto. Perché se prendo in considerazione quello che è stata la mia avventura in questa attività di ricerca, se io non avessi avuto una mentalità aperta, una curiosità, ma anche un po' il lanciarmi, quindi una sorta di coraggio, quindi nel lanciarmi in un qualcosa di nuovo, sicuramente oggi non sarei qui a parlarvi, a raccontarvi di queste mie attività di ricerca. Poi sicuramente bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto e poi soprattutto di non aver paura di scambiare, di parlare con altri ricercatori, un po' perché magari ogni ricercatore ha paura che gli venga copiata la sua idea, un po' perché magari pensiamo che l'idea sia talmente stupida oppure surreale che quindi abbiamo paura di farci prendere in giro. Invece, quella che è stata la mia esperienza è proprio quella di dirvi, e qui veramente concludo, nel dirvi di essere curiosi, perché veramente non si sa
partendo da un punto dove arriverete. E per noi ricercatori, sicuramente, quando si raggiunge il risultato, quel risultato rappresenta anche una sorta di trampolino per poi intraprendere nuove direzioni. A volte magari intraprendiamo una strada che poi ci porta ad incontrare delle difficoltà, però appunto se riusciamo ad affrontarle con ottimismo e appunto anche con intelligenza, quelle difficoltà si possono trasformare anche in opportunità e possono anche portarci a scoprire cose alle quali all'inizio non avevamo assolutamente pensato. E quindi io termino qui questo racconto e vi ringrazio per l'attenzione. E adesso, se voi siete d'accordo, io vi propongo un piccolo giochino. Quindi giochiamo insieme con le materie prime in modo tale da rompere un po' il ghiaccio. Allora, visto che, se ho capito bene, siete un istituto che si occupa di chimica, quindi sicuramente ne sapete molto più di me, che invece ho una formazione di vegetazione. Quindi poi legata all'elaborazione di immagini da satellite. Allora, con questo gioco volevo un po' spronarvi a guardarvi attorno e magari anche a chiedervi di che cosa sono fatte gli oggetti che utilizziamo quotidianamente. E, qui ad esempio ho messo la fluorite. Quindi è questo minerale che vedete nella foto che ha questa struttura. Secondo voi la fluorite viene utilizzata per fare cosa? Le batterie oppure il dentifricio? Chi è che vuole provare a dare una risposta? Beh, allora io mi Provi tu, propongo, Sara. provo io, ma allora, ma Vediamo. diciamo che si parla sempre di dentifrici al fluoro, quindi un po' per assonanza penso che forse il dentifricio sia la risposta giusta, però non so neanche Proviamo. l'informazione come viene veicolata, perché questo fluoro, dentifrici al fluoro, che significa appunto che abbiamo il fluoro come elemento, il fluoro dentro un composto? Spiegaci un po'. Beh, guardate, qui è veramente in maniera molto semplicistica, eh? Cioè, quindi ovviamente non è che la fluorite, così come viene estratta, poi arriva così come la vedete nella foto all'interno del dentifricio. Ovviamente poi ci sono le industrie che studiano dei processi che estraggono quindi proprio il fluoro che poi viene combinato con altri minerali, con altre sostanze e poi noi lo ritroviamo nel prodotto finale che è il tubetto del dentifricio. Quindi ovviamente non è che se voi trovate la fluorite poi la prendete come cristallo e lo spalmate sui vostri denti, ecco. Però questo proprio per farvi capire che ovviamente in natura si trova in una certa formula e all'interno di alcune rocce, che poi l'industria prende, la processa, quindi attraverso processi che loro ovviamente hanno studiato e che ovviamente tengono conto anche della salute dell'uomo, che poi viene combinato con altri elementi e poi trasformato in quell'oggetto che noi utilizziamo tutti i giorni. Questo ad esempio è il talco. E qui vediamo che il talco può essere utilizzato per il borotalco oppure per barattoli, i Questo barattoli. è un po' troppo semplice, Daniela. Vabbè, non volevo essere cattiva. Dovevi fare le cose un po' più complicate, eh? No, qui la cosa interessante, se avete proprio la possibilità di vedere una roccia, quindi una roccia, il minerale di talco, vi rendete conto come proprio già al tatto la roccia sia molto liscia, quindi al tatto veramente avrete una sensazione molto delicata. E questo è dato proprio a come gli atomi si legano tra di loro, quindi avrete proprio guardando il minerale di talco, vedrete proprio come se fossero tanti fogli messi uno sopra l'altro.
Quindi è molto facile, dai, qui diciamo non c'è bisogno neanche di interagire, dai, sono stata buonissima, quindi ovviamente il talco viene utilizzato per il borotalco. Poi vediamo cos'altro avevo inserito. Allora, questa qui è la cassiterite. La cassiterite viene utilizzata per le batterie oppure per le saldature. Le saldature soprattutto nei circuiti elettronici. Io non lo so, a volte si sente, spesso si sente parlare di stagno per quanto riguarda le saldature, quindi mi viene da pensare che forse questo diossido di stagno, però non lo so, insomma, sono un po' incerta. Qui ho un po' di dubbi, non sono molto preparata su questa risposta, Daniela. Dici tu, va? No, 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 brava, sei brava, sei promossa, Sara, dai. Bene. Sei promossa, ti possiamo dare più della sufficienza, guarda, Meno male, vediamo va. l'ultimo. Dici tu almeno non faccio brutte figure, va bene. Questa invece è la bauxite, questa anche è molto facile, eh? Quindi questa volta. La bauxite perché cos'è che viene utilizzata? Quindi questo alluminio viene utilizzato per le lattine e i contenitori oppure per i cavi elettrici? Anche Vediamo questa un po'. è molto semplice, Daniela, anche perché per i cavi elettrici sappiamo che c'è il grosso problema del rame, che è una Esatto. delle risorse che sta diventando, diciamo, c'è una certa criticità anche dietro al rame. Quindi direi che invece per quanto riguarda l'alluminio siamo sicuri che, insomma, posso dare una risposta sicura. Qui mi sento. Bravissima, quindi sei stata promossa con la Sì. lode, Sara. Sì. Però è interessante, diciamo, adesso al di là del gioco, è interessante passare questo messaggio, no? Cioè, nella nostra, forse questo era anche un po' il tuo scopo, Daniela, cioè nella nostra quotidianità noi ormai facciamo dei gesti automatici, siamo abituati, no? A maneggiare dei materiali, ad utilizzarli, e pensare, ragionare su di cosa fa, sugli elementi che sono presenti in questi materiali, no? Può essere davvero importante per renderci conto di quali sono le risorse di cui noi quotidianamente abbiamo bisogno e di quali sono poi le azioni che sono importanti, no? Intraprendere per tutelare, perché la tutela dell'ambiente in qualche modo passa attraverso la cura di tanti aspetti differenti. Quindi, Sì. come dicevo prima, no? La cura dell'aria, la cura dell'acqua, del suolo, no? L'utilizzo della plastica, no? Che ha un impatto sugli oceani, se ne parla tanto, ne abbiamo parlato anche al festival precedente, quindi sono tanti gli aspetti e insomma la nostra quotidianamente noi abbiamo a che Sì, fare ma con anche materie. come dicevo prima, quando ho fatto vedere il cellulare, cioè capire anche che quel cellulare nel momento in cui non lo usiamo più, non è vero che sia uno scarto da buttare, proprio perché è ricco di materie prime che quindi potrebbero essere recuperate per poi essere riutilizzate. E poi anche molto si sta facendo per così dire un utilizzo anche non solo legato alle famose 3R, quindi recupero, riciclo e riutilizzo dal punto di vista proprio diciamo di recupero di materie prime per poi riutilizzarle, di farle riutilizzare di nuovo dalle industrie, ma anche un riuso creativo e volevo farvi vedere un oggetto che mi ha realizzato un collega che io dico è un grande artista che ha le mani d'oro con gli scarti di quella che era una stampante che abbiamo dismesso. Quindi vedete in miniatura questo piccolo satellite che è stato realizzato con tutti gli scarti provenienti da questa stampante che doveva essere dismessa. Lui ha preso tutti i vari pezzi che potevano in qualche modo somigliare, riassemblati tutti insieme ad un satellite e quindi mi ha regalato questo oggetto. Quindi veramente quello che possiamo fare anche nel nostro piccolo non è poi così banale. Poi è anche vero, ma questo lo vediamo quotidianamente quando facciamo la raccolta differenziata, che
anche se la facciamo molto bene, comunque c'è sempre quel quantitativo che finisce nell'indifferenziato. Però pensare che se non differenziassimo il quantitativo aumenterebbe, allora iniziamo anche nel nostro piccolo a ragionare su come impegnarci e su quello che possiamo fare, anche banalmente dalle scelte, quindi dire effettivamente non ho più bisogno di questo oggetto e se non ne ho più bisogno come potrei riutilizzarlo, oppure darlo a qualcuno che è in grado di recuperare delle materie prime che sono presenti al loro interno. Bene, Daniela, allora io sollecito gli studenti a porre dei quesiti anche, diciamo, sulla parte questi discorsi generali, anche eventualmente sulla presentazione, alcune curiosità. Daniela è stata brava perché ci ha proprio raccontato il modo in cui nasce un'idea, un progetto, no? Anche diciamo partendo dalle proprie competenze, anche in ambiti differenti da quelli specifici, no? Poi del progetto stesso. Quindi chiedo, diciamo, alla docente, ai docenti se ci sono domande da parte degli studenti, anche curiosità, diciamo, che esulano dalle tematiche specifiche, no? Abbiamo una ricercatrice CNR e magari possiamo in qualche modo fare anche domande, così come lei ha stimolato nelle ultime slide, no? Sul percorso di studi e di vita. Nell'attesa, a me è venuto in mente, diciamo, un quesito o comunque un commento. Ho apprezzato molto l'idea di andare a cercare di recuperare o comunque di andare a studiare e a considerare un valore gli scarti di un processo che di per sé è la ricerca di una risorsa. Cioè, non sei andata a cercare uno scarto industriale, ma il progetto è: vado in un posto dove si estraggono delle materie prime e ciò che viene considerato scarto di questo processo in realtà è anch'esso una fonte di materie prime, è una risorsa nella risorsa. Quindi il dubbio che mi viene è perché chi estrae in queste cave considera questi degli scarti, visto che sono materiali che provengono da quel sito da cui loro estraggono gli elementi, le materie prime, perché, cioè, che cos'è che rende quei particolari ammassi di pietra scarti, che scarti non sono, come tu ci hai dimostrato. Allora, allora è, diciamo, la caratteristica, la granulosità, cioè che sì, cosa può praticamente essere? Guarda, questa era la stessa domanda che all'inizio mi ponevo anch'io, proprio da persona non esperta del settore minerario. E ovviamente il collega ingegnere minerario, che conosce molto bene tutto il processo dall'individuazione, quindi proprio dall'indagine su dove è presente quel materiale, fino ad arrivare poi al processo industriale, lui mi spiegava che l'industria ovviamente mette su un processo. E quel processo ha un costo in termini energetici, in termini anche di materiale che viene acquistato e che poi viene processato. Quindi ha tutta una serie diciamo, paletti fissi di processo, di performance del processo, di efficienza del processo, che deve rispettare per ottenere poi un prodotto che abbia determinate caratteristiche. Quindi se cambia il materiale di input, che non ha quindi una caratteristica a livello di dimensione, a livello di quantitativo preciso presente all'interno del materiale d'ingresso nel processo, ovviamente gli cambia tutto il processo e quindi il risultato finale. E al momento, nel caso ad esempio dell'India, quello che ci spiegavano gli ingegneri minerari è che loro hanno a disposizione delle montagne intere di ferro e di manganese. Quindi per loro è molto più conveniente continuare a estrarre la materia prima direttamente dall'ambiente, piuttosto che cambiare il loro processo per poter utilizzare anche questi scarti che non rispondono a quelle caratteristiche precise. Quindi il problema, diciamo, è il
vantaggio, se vogliamo, anche di utilizzare questo waste è più per chi non ha questa abbondanza di materie prime, però ha un'alta richiesta da parte delle industrie di materia prima. Però ovviamente è sempre un gioco che bisogna capire se effettivamente questo waste ha quel tenore di materia prima che poi recuperandolo io ho anche un guadagno come industria che utilizza quel materiale. Quindi ad esempio nel caso delle cave in Sardegna, lì si è visto che effettivamente se l'impianto pilota che si sta realizzando verrà alimentato dalla pala eolica, quindi l'energia viene prodotta in maniera sostenibile per alimentare quindi l'impianto pilota dove verrà effettuato il processo di estrazione di questi feldspati, allora c'è un guadagno effettivo per l'industria che quindi è interessata perché diciamo a costo zero prende quel materiale che per il cavatore, quindi il proprietario della cava, rappresenta un problema perché lui paga per smaltire quel rifiuto. Invece in quel modo gli viene pagato l'utilizzo di quello scarto e alla stessa industria ovviamente prendere questo materiale di scarto ha un costo inferiore piuttosto che farselo portare dalla Turchia, che è uno dei più grandi esportatori di materia prima utilizzata per l'industria della ceramica. Quindi poi subentrano anche che decidono la maggior parte, diciamo così, dei risultati finali di queste attività, è l'industria che decide di investire oppure no in questi processi, perché ovviamente loro pensano sempre a un ritorno economico, quindi a un Certo. guadagno. Certo. Grazie Daniela. Grazie a voi. Allora, ci sono altre domande? Speriamo di saper rispondere. Spero non siano troppo difficili, anche perché, appunto, come avete visto, il progetto è multidisciplinare, io mi occupo di una parte, quindi vediamo se so rispondervi. Ma avete già applicato, adesso con il modellino del satellite mi è venuto in mente, avete applicato quindi rilevamenti satellitari? Sì, sì, sì. Bene. Utilizzando le immagini del Sentinel, che è, questo, è una costellazione di satelliti di proprietà dell'Agenzia Spaziale Europea, che li mette a disposizione gratuitamente e quindi è anche un altro passo in avanti, perché prima invece la maggior parte delle immagini satellitari erano a pagamento. Quindi ovviamente per poterle utilizzare bisognava acquistarle e quindi avevano anche un costo. E poi vi Senti, racconto questo Daniela, ma aneddoto perché ormai sì. No, vai. No, vi racconto questo aneddoto per farvi capire veramente, cioè io ho iniziato ormai più di 20 anni fa ad elaborare immagini satellitari con la mia tesi di laurea. Quando ho iniziato per poter utilizzare le immagini satellitari, io ogni volta dovevo recarmi in un centro apposito del CNR e firmare tutta una dichiarazione che non avrei utilizzato questi dati per scopi bellici, che erano dati sensibili e oltretutto molte volte in alcune aree veramente tipo sperdute in mezzo alla campagna, ti ritrovavi un campetto di calcio e tu dicevi: ma che ci fa un campetto di calcio qua in mezzo? E poi capivi che in realtà era una caserma piuttosto che un altro punto sensibile, sì. Invece adesso con Google Maps o con Google Earth non ci vuole nulla, clicchi e ti si vede anche la signora che stende i panni sul balcone. Esatto, Quindi adesso questo proprio diciamo per farvi c'è capire. un'accessibilità alle immagini Sì. satellitari che tutti noi abbiamo costantemente e neanche ci rendiamo conto a volte quando così Esatto. utilizziamo Google Maps, non ci rendiamo conto diciamo di quale risorsa bellissima abbiamo tra le mani. Va bene, allora non vedo diciamo domande, quindi Daniela, io chiudo questo seminario ringraziandoti molto perché è stato bello, diciamo, proprio sia diciamo, per la ricchezza dei contenuti, ma anche per il modo in cui hai un po' illustrato questo percorso di fatto, no? E come diciamo, le idee nascono a volte per caso, stimolate semplicemente da una interazione. E io penso che la ricerca
diciamo, sia basata sulle interazioni. E quindi Daniela, ti ringrazio tantissimo, sono stata molto contenta. Vedo che si è aggiunta anche Erika Del Grosso, che è parte del comitato scientifico di questo festival. Erika, grazie per esserti aggiunta. Purtroppo avevo lezione, non potevo, appena ho terminato mi sono collegata perché purtroppo ci sono degli impegni. Ho sentito l'ultimo pezzo e mi risentirò tutto successivamente perché penso che perché già mi interessava, però purtroppo oggi tra l'altro non abbiamo la rete, infatti mi sono collegata col telefono, siamo senza, cioè c'è stato un guasto, è una giornata un po' così, mettiamola, prendiamola come viene. Grazie Erika, comunque, Grazie mille. perché Erika appunto è parte del comitato scientifico di questo festival, quindi questo festival oggi è stata questa prima anteprima, ci saranno altri due seminari, uno dedicato agli insegnanti, un altro invece ancora dedicato alle scuole, e poi Erika si sta occupando anche della preparazione di questi laboratori. Laboratori, della parte pratica e Pratica, quindi vi invitiamo, chi ci sta seguendo, invitiamo i ragazzi il 18, 19 e 20 aprile a partecipare al esatto. festival che si terrà nella sede del Broletto, e ci saranno appunto sia seminari sia appunto proprio attività esperienziali, quindi laboratori, un escape room, quindi ecco, siamo in fermento e quindi Esattamente. vi aspettiamo Vi e aspettiamo tutti qui a Nova, cioè tutti i ragazzi che magari sono collegati, alcuni Esatto. magari sono già anche coinvolti in questa cosa, gli altri che non, magari non lo sapevano, che vengano, che Esatto. sarà Quindi interessante. ringrazio anche la professoressa che è collegata e che ha provato appunto a coinvolgere le classi nonostante le difficoltà tecniche che so che ci sono state questa mattina. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo seminario. Un abbraccio a Grazie a tutti, grazie voi. ancora Daniela. Ciao, Ciao, grazie grazie a a tutti. voi. Ciao. Ciao.